Ragazzini, Pixel dopo anni ha messo un nuovo update veramente figo. Riguarda un nuovo item che letteralmente ti rivoluziona la Bedwars. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate a fine video. Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanellina. Vi lascio il video, vi auguro una buona visione. Hanno letteralmente aggiornato iPixel. Questa è intanto la nuova inquadratura. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. A me piace un sacco, comunque è molto diversa. Nel senso, verticale, più lunga, più... Avete capito? Letteralmente, ragazzi, questo aggiornamento si chiama Item Rotation. In teoria, da quello che mi hanno detto anche, l'avevano già aggiunto su Pixel ma tempo fa. Stiamo proprio parlando della rotazione degli oggetti. E cos'è che è, ragazzi? Ovvero non è che ruotano gli oggetti. Ora vi spiego. Nello shop di Pixel abbiamo una nuova iconcina, dove appunto c'è un item che cambia ogni periodo. Vogliamo che le rotazioni diventino una parte permanente di Bedwars, nel tentativo di mantenere le cose fresche, quindi di fare cose un po' più originali, che ci sta come cosa. Inizieremo lentamente introducendo un nuovo articolo a settimana, quindi ogni settimana c'è letteralmente un nuovo item, quindi appunto ecco perché si chiama rotation. Vabbè, non ci interessa, comunque alcuni vecchi preferiti torneranno durante queste rotazioni, vabbè sti cazzi. Super cookie, ottieni super velocità e super salti per un breve periodo, quindi ottieni la jump boost e speed per un tot tempo. Ice bridge, crea un ponte di ghiaccio nella direzione in cui stai guardando, bellissimo. E vabbè, e costano tutti 24 di ferro, eccolo qui. Ora c'è il sugar cans, avete presente i ninja che lanciano i dischi? Tu puoi lanciare le nether star letteralmente, non sto scherzando che oggi andremo a provare questo nuovo update. Bellissimo. Da quando non sentivo un update di Pixel così fatto bene, già mi casa tantissimo. Cos'altro? La rotazione di oggetti è qualcosa che consideriamo un modo rapido e semplice per migliorare il gameplay principale di Bedwars, ed è qualcosa che possiamo continuare ad aggiornare e bilanciare man mano che procediamo. Tuttavia volevamo menzionare che stiamo sicuramente pianificando di portare più contenuti a Bedwars all'inizio del prossimo anno. Finalmente Pixel, ragazzi, un nuovo Pixel. Oh, che bello però, ragazzi, un nuovo update su Pixel. Dopo quanto? Dopo un botto di tempo. Questo update già comunque c'era stato, nel senso, da quello che mi ha detto anche un player dei Pixel che giocava tanto, mi ha detto: guarda che questo update l'avevano già messo tempo fa, però poi l'hanno tolto perché non so che cosa, adesso l'hanno rimesso. E spoiler, tornerà il Battle Pass nelle Bedwars, il pass battaglia. Chi lo sta aspettando? Io troppo, ragazzi. Eccoci qui sui Pixel, ragazzi. In teoria la nuova modalità dovrebbe essere, eccola qua, Rotation Item. Costa 24 di ferro. Questa è la spiegazione della Rotation Item che già abbiamo letto, che non ci interessa. Queste sono le Rotation, sono dischi letteralmente. Guarda! Oh, l'ho killato così! No, vabbè, che figata! Cioè, letteralmente tu puoi tirare questi item che sono dischi e gli locchi nel void del player. Allora, ovviamente costano 24 di ferro, quindi come abbiamo letto nel forum sicuramente abbastanza, ma è molto, ma molto più bello. Cioè, comunque è un gameplay molto più divertente. Guarda qua, quanto toglie? Un cuore? Vediamo. E ora ha preso anche danno da caduta, va bene? Vai, va nel void, ok, perfetto. Questo non sa nemmeno dell'update. Vabbè, ma in realtà nemmeno io lo sapevo, ragazzi. Ho visto un video su YouTube e appunto poi ho visto anche sul forum dei Pixel. Ho fatto, ok, questo è un nuovo video da fare appunto sull'update dei Pixel, che comunque è una roba strabella. Cioè, ragazzi, mi mette voglia di giocare questo update dei Pixel. Inoltre, guardate quante stelle mancano alle 600. Volete un video sulle 600 star? Fatemelo sapere, voglio tutti quanti un commento, un sì o no, perché se raggiungiamo le 600 star, ragazzi, lo voglio fare in un video. Fatemelo sapere che appunto vi porto quel bellissimo contenuto. Questo item, secondo me, può essere definito comunque come un item che può rovinare il game. Secondo me no, secondo me non lo rovina, anzi magari non te lo fa sembrare monotono perché è bello comunque. Poi non è un item che comunque rimane solo questo, no, cambia ogni settimana. E secondo me, ragazzi, è una roba bellissima. Cioè, Pixel, a me piace questo dei Pixel, non le solite Bedwars. Ovvio, non è chissà che puoi fare nelle Bedwars, però già ti tu aggiungi una piccola cosa che da piccola comunque poi ti può sembrare una bella cosa che ti migliora comunque il gameplay. Secondo me ci sta già tantissimo. Madonna che da polit, ragazzi. Quindi sicuramente io vi dico come cosa ci sta, cioè a me veramente mi piace. Fatemi sapere ovviamente la vostra nei commenti, perché devo saperla per forza, la vostra opinione, ragazzi. E io sono stracurioso di vedere anche comunque gli altri item, cos'è che fanno. Cioè, tu immagina che tu prendi questo item a 24 di ferro, che comunque è abbastanza, che però ti dà dei vantaggi. Cioè, tipo il disco ti dà tantissimi vantaggi, ragazzi. E comunque l'hanno aggiunto pochissimo tempo fa, ragazzi. Questo c'ha sharpness. Sì, vabbè, guarda quanti blocchi mita. Il problema è che comunque 24 di ferro, se tu entri in una mappa che comunque c'ha il fast iron, ad esempio Lighthouse, cosa vuol dire fast iron? Che appunto spona l'iron molto più veloce. E va bene, ci sta 24 di ferro, te ne prendi tante, GG. Poi te ne dà 4, minchia, buono. Però invece se magari vai su una mappa dove il ferro spona meno veloce, ad esempio prendi una mappa come Crypt, sicuramente la conoscete, diventa un po' particolare la situazione, perché appunto il ferro già ne è poco. Immagina se spendi 24 di ferro per shoppare un disco volante. Non so se ti conviene. Ecco, devo letteralmente scappare, ragazzi. Cioè, sono morto. Non posso più fare nulla perché questo ha potenziato come la merda. Non...
Non ho parole. L'esempio che vi stavo facendo prima è letteralmente questo esempio qui. Ovvero che se io gioco in una mappa Solis che non ha il fast iron, quindi l'iron spona molto 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 lentamente, per fare 24 di ferro quanto ci metti? Troppo. E la domanda è: ti conviene shoppare 24 di ferro per appunto questa cosa? Cioè la risposta secondo me è un ni, perché 24 di ferro comunque è tantissimo. Ti può fare tool, ti può fare shield, ti può fare blocchi. Cioè in una mappa del genere è troppo. Infatti ecco perché secondo me ti può aiutare magari in endgame, possibile, ma inizio game, almeno che non giochi in una mappa fast iron, come appunto vi ho detto prima, è inutile. Cioè letteralmente sprechi solo iron e non, cioè non ti conviene, vai solo secondo me a perdere. Comunque sto utilizzando questa texture pack che è molto molto carina. Se volete la trovate nel mese per Discord, canale texture pack, ragazzi, andate lì, c'è anche il mod che appunto ve la manda. Ora io rubo i materiali che non avevo nemmeno, li ha messi tutti nell'end chest, bravo, molto intelligente. Io me ne vado dietro. Vieni qua signor Pink, dai, sei tutto mio, vieni qua. sì, sono sicuramente dietro di te, guarda lì dietro che sicuramente ci sono. Perfetto, non ci possiamo fare l'armor per un gold, lo aspettiamo, direi appunto di aspettarlo. Si tanto un gold, ragazzi, è molto molto semplice. Io spero di non fare le 600 stelle in questo game, ragazzi, perché sennò è la fine. Io voglio tutti voi che mi dovete spammare se volete un video sulle 600 stelle, ragazzi. Voglio anche farvi un discorso appunto per quanto riguarda le 600 stelle, quindi lasciate tutti un commento, un sì o no, tanto che vi costa. Sì Marques, fai il video sulle 600 stelle. No Marques, non farlo. Voglio veramente un commento da tutti voi. Ecco, ad esempio io che non sono abituato a comprare appunto queste cose, questi dischi volanti, ora non ci ho proprio pensato a comprarli, ragazzi, ovviamente, ma sono talmente abituato a prendere blocchi eccetera che non ci penso proprio. Secondo voi, ecco un'altra domanda, secondo voi Coral lo dovrebbe aggiungere queste cose? Fatemi sapere anche questo nei commenti, perché secondo me, vi dico, le potrebbe aggiungere se vuole proprio rimanere a tema pixel, perché questo è proprio un update di pixel. Ovviamente Coral sì, c'ha le bed dorso quale pixel, sì, però secondo me se mette anche questo è troppo, cioè in quel caso secondo me diventa un po' troppo. Beh, fatto caso mai, fatemi sapere la vostra nei commenti. Ci starebbe sicuramente, perché cioè ragazzi, cioè di server SP chi è che metterà sta cosa? Nessuno. Quindi se la mette Coral è il primo server in Italia eccetera, e potrà anche attirare nuovi player, perché magari per chi è premium e non la può provare, la va a provare su Coral, quindi sicuramente potrà attirare nuovi player. Questo poco ma sicuro, quindi come idea sicuramente ci sta, può essere sicuramente originale in Italia, ecco, ma nel mondo no, perché appunto Epixel è stato il primo. E non vedo l'ora che Epixel aggiunga il Battle Pass, che è un po' come praticamente il Battle Pass di Fortnite, devi fare delle missioni per riscattare delle cose, e verrà aggiunto proprio in tutto Epixel. Non vedo l'ora, ragazzi, davvero è una roba che secondo me è fondamentale, il Battle Pass. E io mi dimentico di prendere i dischi, ok, ora li posso prendere, vai, prendiamoci i dischi. 24 è tanto, però te ne danno 4, quindi alla fine è onesto come prezzo, dai. Ora li metto al posto delle Fireball, che secondo me usare di bene può essere tipo una rod nelle Bedwars, no? Perché comunque tu prendi comunque un KB se te lo lanciano dietro, e quindi secondo me può essere molto molto utile. Ecco, ad esempio se tu vai qui adesso che sei in endgame, ad esempio hai tutto questo ferro, ti prendi appunto, cazzo, ti prendi i dischi, che secondo me è buonissimo. Ok, io li vorrei utilizzare sul team bianco adesso. 4 diamanti, sapete che vi dico? Se mi faccio Manic Miner, li dovrei lanciare un po' più velocemente questi dischi, no? Ora me ne prendo abbastanza, perché comunque il ferro ce l'ho. Vai, ne ho 16, 16 sono tantissimi, ragazzi. Ok, non so dove è il team bianco, però li voglio proprio utilizzare su di lui. Non lo so dov'è, vabbè, intanto gli faccio il letto. Perfetto. Signor bianco, io voglio utilizzare i dischi su di lei. Dov'è lei? Dov'è? Sai che è al centro? Perché non lo vedo comunque girare per le basi? Beh, facciamo un collegamento al centro. Vi dico proprio tutto ciò che penso su questo update. Bellissimo. Cioè, io adesso giocherei sui pixel, ad esempio. Cioè, veramente, veramente bello, ragazzi. Mi metterei qui a giocare sui pixel. Vi giuro, lo farei, perché è veramente bella come cosa. Una cosa che comunque ti rende, cioè, un po' più divertimento. Cioè, quella novità, perché poi magari sarà una novità che comunque ti piace per poco, quindi è una cosa a breve termine. Però per adesso io vi dico, ci sono schiantati fuori casa mia. Godo. Ammazzatevi tutti. Devo vivere solo io su questo mondo. Però appunto è una cosa che vi dico, bello per il momento. Allora io ho sparito il bianco, quindi facciamo il tracker shop. Boom, tac. Ok, ce l'ho a 100 metri letteralmente. Ok, eccolo qui. Io lo vorrei noccare nel void da qui, ragazzi. Oh, no, non l'ho hittato nemmeno per una volta, perché devi comunque capire bene la mira, ecco, sì. Ce l'ha pure lui, che bello. Bello, 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 mi piace, ragazzi. Mi piace questo update, veramente, veramente qualcosa di carino hanno fatto, e sono felicissimo per Epixel, perché sapete quanto ci ho giocato, quanto ci tengo a questo server, perché comunque per me è un server che ci sono tanto, tanto, tanto legato, e merita, merita tanto. E quindi se fa ste robe a me piace ancora di più. Poi ragazzi, immaginate appena arriveranno i tornei Bedwars, che quello, ragazzi, lo giocherò proprio dall'inizio alla fine, tutto il tempo. Se dura 48 ore giocherò 48 ore di torneo di fila. E non vedo l'ora. Spero che quest'estate faranno un torneo Bedwars. Non vedo veramente la cazzo di ora, ragazzi. Sarà la roba più bella che porterò anche in live con voi. Prendiamo gli altri dischi, che lo voglio killare con i dischi se riesco. Facciamoci enderpearl, spada in diamante e una pozione di speed. Secondo me se vogliono fare ancora una cosa più carina, io aggiungerei la pozione di forza nelle Bedwars, ma proprio così per il meme, ragazzi. Proprio davvero per il meme. Ce l'ho a 157 metri, ok, abbastanza lontano da me, eh. Sicuramente è vicino al centro, quindi andiamo, 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 corriamo. Lo vorrei killare con i dischi, ok. Beviamo anche la pozione di speed. Vai bro, facciamo a discate. Ok,
Bene, bene, bello, 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 bello. Ci sta. Mi sto quasi avvicinando alle 600 stelle. Con calma, che qui dobbiamo farci video, non li dobbiamo raggiungere, ragazzi. Ok, ragazzi, stiamo attenti a non far durare troppo il game, perché lo sappiamo benissimo che più dura il game e più ovviamente ti danno XP. Quindi non dobbiamo farmare troppo XP, perché sennò dopo, ragazzi, raggiungiamo le 600 stelle e ci sprechiamo un video. Il Marchessone non può sprecare un video. Allora, andiamo a attaccare subito il team grigio. Tanto se vinco questo game riesco ad arrivare comunque sui 4000 di XP, quindi non dovrei arrivare ai 5000. Ok, se io mi killo lui, teoricamente, esatto, gli faccio il letto, poi ci prendo i materiali e se tutto va bene dovrei appunto usare tanti tanti dischi. Dai, fatti killare. A posto. Quindi ora quanti materiali ho qui? Uno. Benissimo, 43. Allora ne prendo uno perché non ne ho tanti. Tanto ho 4, va bene, ci stanno. Ok, bellissimi comunque, ragazzi, davvero bello. E poi i dischi sono Nether Star, però hanno fatto un'animazione veramente bella, ragazzi. Cioè, si vede comunque che Pixel è Pixel, cioè non ci possiamo dire nulla. Allora, smiraldini al centro, che secondo me nemmeno conviene. E poi immaginate, ragazzi, se ti fai comunque l'Iron Forge, quanta roba ti fai? Un botto. Ok, signor verde, io vi sto andando in base delle, non se ne è accorto. Va bene, a me va bene così. Guarda, io c'ho i... Ah, utilizzate i dischi, il blu? Sì, li sta utilizzando anche con me. Oh, guarda come fa volare i dischi. Voglio vedere se si possono utilizzare tipo da rod questi dischi. Comunque gli dà un sacco. Minchia, due cuori toglie. Ok, via. Morto. Disponato proprio. Prendiamo gli altri. Ok, posso farmi anche l'armatura in ferro. Perfetto, facciamoci l'armatura. Ok, sta arrivando teoricamente il blu. No, è fermo lì. Mi sta lanciando i dischi, ne sono sicuro. Oh, è ammissato. Ma devi comunque capire la roba dei dischi. Devi capire la mira, sinceramente. Non è facile capirla. Lui ora mi tira con i dischi. Esatto, però li sta missando tutti. A me va bene. Ancora, bro, ma tu c'hai veramente una mira di merda con i dischi. Sì, che non sono usciti adesso, bro. Ma guarda come si usano i dischi. Guarda lì come si usano. Vai nel void, via, muoviti. Ok, mi devo mangiare subito la melador perché è possibile che mi elimina, essendo che non ho tanta vita. No, vabbè, ma tanto non mi sembra fortissimo, ragazzi. C'ho una prot, sì, ma tanto non fa niente, via, sparisci. Via. Ora, avendo poco iron, non me lo prendo. Non me lo prendo il disco, non conviene. Io ho lasciato proprio il letto così, ragazzi, cioè, senza bardare. Easy, easy. Dai, ragazzi, lasciatemi un commentino perché guardate quanto manca le 600 stelle. Dai, vi le sto proprio facendo sudare. Domani video sulle 600 stelle. Me lo dovete dire voi nei commenti se appunto lo volete. Signor giallo, siamo rimasti io contro di te. Sì, gli altri sono disconnessi tutti. No, l'azzurro in realtà è caduto nel void, va bene. Non mi può killare, Madonna, ragazzi, quanta roba. Ok, c'ho tantissimi smeraldi, c'ho tutto, ragazzi, letteralmente. Veramente un botto di roba. Quindi mi faccio spada in diamante e promotore in diamante. E già, ragazzi, qui si fanno robe serie. Mi riempio di mele d'oro, mi prendo due dischi, che sono quindi 8. Poi mi faccio gli altri blocchi, va bene. Mi faccio una protection, no, sharpness protection e manic miner, vai. Non so se comunque il manic miner ti aiuta nel droppare appunto dischi, boh, non lo so. Comunque, vabbè, vediamo. Ah, c'è l'azzurro qui, va bene, va bene, va bene. Vieni, vieni, vieni. Signor azzurro, fammi mangiare la mela d'oro, che ora ti butto un po' di dischi. Madonna, ma sono un cecchino con i dischi, ragazzi. Mamma mia, sono usciti adesso comunque. Ricordiamolo quanto sono forte. Ok, prendiamoli anche qui, perfetto. Mi riempio di mele d'oro e dischi. Vai, altri dischi, madonna, ne ho 15. Ma sono troppo forte, ragazzi, troppo, troppo, troppo forte. Ok, ce l'ho qui, non ho fireball. C'ho una speed che potrei utilizzare. Devo utilizzare bene i dischi, ragazzi, Ok. Vai, madonna, io ho dato un knockback assurdo. Morto, via, 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 tutto mio, tutto mio. Ok, il letto glielo faccio. Non lo utilizzo adesso, ragazzi, adesso lo elimino direttamente. Vai, sparisci, perfetto, distrutto proprio, annientato. Ma stava camperando. Mamma mia, pagliaccio, vuoi camperare con me? Merda, ma c'è l'endstone, io non ho nulla. Mi devo fare il piccone in base sua, letteralmente, ragazzi. Vai. Vai, sì, vabbè, questo quitta. Ho quitta, comunque lo distruggo. Credo più la seconda opzione che lo distruggo. Cazzo, c'è il legno. Non ho preso la scia. Vabbè, dai, despunato proprio, sparisci. Easy. Distrutto. Ragazzi, update bellissimo sicuramente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Bella roba. Fatemi sapere soprattutto se volete le 600 stelle domani con un commento. Soccorrono secondo me questi dischi. Potrebbero anche starci. Iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate like. E noi ci vediamo alle 15 domani con un nuovo video. E vi saluto. Bella.